Girovagando, ciao a tutti, Girovagando di oggi, buongiorno a tutti gli amici di Girovagando, siamo qui da Ricco Paglieri, partiamo proprio da queste bellissime linee del territorio qui in Madonna di Como, dove adesso saliamo e andiamo a vedere questa villa qui, dell'amico Sandri, e iniziamo questa ascesa. È stata presa dalla famiglia Sandri, rinnovata, ristrutturata, come ci dirà Sandri, non tremo perché lo vedo da seduto che si gode il sole di questo pomeriggio autunno di Manga, come ci dirà, è una villa fatta pian piano, no? Come dice lui, cioè poco a poco, che è diventata veramente un punto di riferimento per tanti eventi di tante compagnie internazionali di promozione turistica e anche per i turisti di questo magnifico rango. Una giornata autunnale meravigliosa, guardate il paesaggio intorno, e oggi non potevamo mancare con Girovagando per dare il senso all'autunno. All'autunno vedrete le foto nella rubrica Andando e vedete questo servizio di Girovagando dove proprio presentiamo questi colori dell'autunno di Langa, questi colori magnifici, e iniziamo l'ascesa in questa bellissima, io la direi proprio corte di Langa, no? Questa villa proprio del re del vino, no? Dove veramente ci si può vivere in semplicità. Qui si respira veramente queste castagne d'India bellissime che ci sono qui per terra, si respira veramente la semplicità. Oggi è una giornata di vento, di luce serena, di una Langa piacevole, di una Langa ancora di ultime passeggiate, di un autunno con temperature ancora calde, di un sole veramente che ti abbraccia. Ed ecco, Mario è là che si leggerà le sue poesie, che si degusta i suoi vini, il nostro amico Sandri, il nostro poeta di Langa, e noi ci avviciniamo in questa bellissima Langa, in questa bellissima villa, bellissima, bellissima, non si può veramente dire se non parole magiche per l'intorno, che vedremo anche fra poco di questo territorio di Langa, meraviglioso, e scopriremo con Mario un po' la storia di questa villa, di questo sembra quasi un borgo antico, quasi una villa che tiene i segreti del vino, no? Di questo nebbiolo, di questo dolcetto, di queste terre qui in Madonna di Como, sopra Alba, sopra la capitale delle Langhe, che in questi giorni vive la sua esperienza del tartufo, della 90esima fiera del tartufo, che partirà domenica e durerà fino all'8 dicembre. Ecco, la camminata, come nostra abitudine, la facciamo proprio passo dopo passo. Arriviamo in questa bellissima villa e vediamo veramente la bellezza dell'intorno. Adesso raggiungeremo il nostro amico Mario, eccetera, e vediamo proprio la bellezza di questo intorno. Vediamo la cascina anche Metilde laggiù, dove la famiglia realizza i suoi vini, il suo nebbiolo, il suo dolcetto, i suoi bianchi, le sue cose, dove mi ricordo anni fa proprio sono arrivato, dove sono stato colpito in questa villa, lui mi chiamò proprio per dire, bravo, tu che parli di arte e tutto, vieni a trovarmi perché ti devo far leggere la mia idea dei sonetti, di quello che faccio, il piacere di comunicarli, e lo raggiunsi in questa villa bellissima, in questa cascina bellissima, che si chiama Matilde, dove si vede anche la gattina, quella tinteggiata di rosa chiaro, e dove entro vedo questi tamagnun, piede di vino, vedo questo signore che mi accoglie, rosso, vivo, genuino, ragazzo di Langa, ragazzo di grande cultura di Langa, cultura del vino, cultura della terra, il piacere che respira gli odori della terra, e mi accoglie questi peperoni fritti in un angolo, c'era questo profumo, e poi scopro
bevendo insieme a un caffè in quella cucina antica, scopro che questa bellissima residenza è stata costruita, è stata rilevata, ripeto, una costruzione di fine 800, è stata rilevata dalla famiglia Sandri ed è diventata quella che è proprio una delle più belle residenze qui in terra di Langa. E si faceva vedere da questa ouverture, da questa apertura veramente sul territorio, da questo terrazzo, cosa si respira, cosa si vede, cosa si può cogliere. E siamo veramente questa volta. Girovagando e volevamo farvi respirare di questa Langa bellissima, disponibile il signor Sandri a rendere visita a chi vuole, venite su da Madonna di Como, vedete di questa villa ed è lì che nasce il profumo del vino, l'accoglienza di questa famiglia Sandri, proprio dove oggi ci fa respirare, e lo ringraziamo questo bellissimo arriviamo. Ciao Mario, abbiamo Sandri che ci accoglie, la sua attività anche nella politica albese, nel territorio albese, questo amore del vino, questo consigliere che si occupa di tutta la parte agricola, no? Di tutta questa terra di Langa, che ha un valore, che ha un sapore, che ha un valore e che va difeso. Caro Mario, ciao, ci rivediamo dopo tanto tempo, io ti saluto così a distanza. Ciao carissimo, ho spiegato che ci eravamo conosciuti anni fa, perché tu sei un poeta veramente della lussuria del vino, della Langa, la lussuria della parola, la parola della vite, la parola, mi piace proprio definirti la parola della vite. Vedo anche qui una bellissima struttura, poi ti raggiungo, accomodati qui nella tua residenza, ma l'Italia sedesta, no? Questa pergamena in ferro bellissimo che si staglia su questo bellissimo territorio aperto, non ci sono parole per dire la bellezza di questo intorno, dove andrebbe ripreso per ore, ma noi ci dedichiamo adesso anche a scambiare due parole con il nostro amico Mario Sandri, che con Matilde, con Osvaldo, con Giuseppe, col papà, hanno costruito tutto quello che noi stiamo vedendo, bellissimo, di fronte a noi, sole non sole, a guardare a 360 gradi, perché è bellissimo. Caro Mario, raccontami un po' di questa villa, lascia dire a te, presenta tu il nome di questa villa, di nuovo. Dicendo Claudio, come ho detto prima nell'inizio di questo momento di girovagando, tu mi hai chiamato dicendo io scrivo dei sonetti, ho bisogno di sentire, tu che parli bene, vieni a sentirmi, a leggere le mie cose. Ma è vero che anche oggi tu hai il quaderno fermato da una bottiglia, no? Cos'è? Una bottiglia di Nebbiolo, mi piace vederla. Sì, una bottiglia di Nebbiolo. Una bottiglia del tuo Nebbiolo, eccetera, del tuo Nebbiolo, delle tue produzioni qui Sandri. Ecco, beh, allora mi viene subito da chiederti una cosa, accomodati, e mi viene subito da chiederti un pensiero, no? Mi piacerebbe, questa te la rubo. Immagino che tu ne hai tante da leggere, no? Ma io mi ricordo di te di una peculiarità, che tu mi dicevi: Claudio, io tutti i giorni scrivo dei sonetti. Adesso ti sfido, perché questo voglio proprio vedere se è accaduto anche oggi, se è accorso anche oggi. Hai scritto anche un sonetto oggi o no? Non posso crederci. L'ho scritto anche oggi.
davvero. Guardando questo paesaggio che state ammirando, questa ovviamente mattina, sapevi che venivo, ma l'hai scritto così. L'ho scritto per l'ispirazione. L'ispirazione è qualcosa che viene, va e ti dimentica. E ti dimentica. Perché io, se non ci fosse un continuo dimenticare, che è molto più importante da ricordare, quella è l'ispirazione. L'ispirazione che sta nelle zone della terra, nel paesaggio, sta nel vento, sta in un raggio di sole, sta nella nebbia, sta sicuramente anche in una goccia d'acqua. Questo è il nostro respiro. Sembri, il nostro respiro, hai detto bene, il nostro respiro, mi verrebbe da dire il mio e il tuo respiro, perché io quando mi permetto nel mio mondo di critiche, di quadri, di artisti, incontro con artisti, eccetera, così, voglio sempre portare avanti questi concetti che dici tu, la goccia in un respiro, nelle piccole cose, questa è la verità, forse anche il piacere della nostra amicizia che decorre da anni, eccetera, così. Ti faccio ancora dire, perché io li ho citati tutti, ma dimmi ancora i paesi che si vedono. Qui sulla destra abbiamo mia destra. Treiso. Abbiamo Barbaresco, poi nella sinistra Tanaro abbiamo Magliano Alfieri, Govone, in lontananza si vede anche Asti. Laggiù si vede Asti, invece di qua, Mario, girandomi ovviamente di nuovo alla nostra destra. Abbiamo il primo paese che è Diano d'Alba, sì, poi laggiù abbiamo Montelupo e Rodello. Sono tutti paesi che da questa laggiù famiglia, sullo sfondo avete la chiesa di Madonna di Como. La chiesa di Madonna di Como, dove ricordo ancora di il ristorante particolare del Farinello, che è un personaggio particolare della nostra langa, dove giustamente lì si possono comprare delle buonissime, mangiare delle buonissime grigliate, assaggiare i vini di questa zona e altre cose, salumi e tutto di più, la carne battuta lì, veramente la battuta di carne, veramente una cosa meravigliosa. E quindi Mario, omaggiaci in questo girovagando di una poesia. Voglio quella di oggi, sentiamo. Il respiro del silenzio, adagiato nel ventre del creato, laddove la luce sconfina oltre lo sguardo. Il pensiero che rapisce dei colori, che frastagliano le colline del vino. Leggero come il vento, sospendi i tuoi occhi a riposare, ascolti come in una melodia i sapori dell'autunno. Libero come una foglia, ti lasci cullare nel paesaggio. Beh, devo dire che queste sono veramente, dico che è meglio, è meno bello, è migliore, è veramente meraviglioso. Come tutti i tuoi sonetti, ti inviterò adesso ancora a leggerli, alcuni leggerli insieme, perché è una cosa meravigliosa, mi accomodo anch'io nelle riprese che ti faccio, e leggimi ancora una o due cose tue, proprio per il piacere, scegliere tu così, ecco, togliamo la nostra bottiglia di dolcetta. Ho tolto questa, guarda, per caso. Abbiamo girato, sfogliata è uscita Italia. Ecco, leggiamo questa dedicata all'Italia, che in questo autunno di Langa oggi faremo un girovagando che sarà unico, non ci sarà un altro girovagando così, proprio nei colori dell'autunno, e rimarranno nella storia, perché girovagando non vuole andare dove ci sono dei grandi kermesse, le grandi cose, perché lì abbiamo le titolazioni dei grandi giornali, eccetera. Girovagando deve andare a scoprire i silenzi, e più che mai questo connubio proprio qui da questa villa con Sandri, in questo borgo, in questo silenzio, in questa cosa, è proprio un connubio meraviglioso, cioè proprio con lo spirito della nostra rubrica e con quello che è il messaggio di una langa che i turisti apprezzano, che è anche una langa proprio di silenzi, di vento, di respiri. Cosa vuoi leggere? Italia, voce intoccabile d'amore, forza che dona la cultura vera, nazione resa autentica e dipinta nel nome di Leonardo da Vinci, testimonianza letteraria di Manzoni, Pascoli e Leopardi, maestria di un Michelangelo a plasmare il marmo, artistica fra la culla del sito di Pompei, nobile nel senso dei sensi a degustar sapori, la bellezza per la melodia lirica di Caruso, canto a descrivere volare a firma di Modugno, fraterna armonia nell'incanto dei colori di Giotto, leggerezza nello stile a comporre la moda italiana, opera culturale nella tradizione della dieta mediterranea, luoghi e paesaggi intrisi di storia, accoglienti all'esistenza, universale architettura nella luce di Brunelleschi, ingegno e creatività nel sedurre uomini e donne, nobile messaggio forgiato nel mondo made in Italy.
Mario, questa è bellissima, non ci sono gli applausi, ma gli applausi sono veramente della natura che ci ascolta. Adesso voglio entrare un attimino in questo momento, visto che abbiamo avuto il piacere e ci hai dato la possibilità di incontrarti. Ti faccio una domanda da questo Giuseppe, da questa Matilde, che so che i suoi ravioli, i suoi gnocchi sono delle cose meravigliose, fatti eccetera, e da tuo zio Osvaldo, che insegnamento trai, no, di questa cascina Matilde, che anche lì è ultra cinquantenaria, no? Quindi cosa trai da questo sapore, di questa cultura del territorio da loro? Qual è l'insegnamento che ti danno? Ma l'insegnamento, la cultura della laboriosità, perché in quella laboriosità, in quello starchini verso la terra, quel senso di rispetto, quel senso di mai essere avanti per sedersi in prima fila, ma stare sempre a volte in disparte, perché il tempo da cui semini un'idea, poi raccoglierai se quel seme porterà frutto. E così questo insegnamento ha portato frutto, ne sono onorato, perché da un'idea nasce un pensiero, da un pensiero magari nasce una vigna, da quella vigna nasce un frutto che diventa vino. Ma questo vale anche nella vita reale, in cui mai essere supponenti, sempre essere liberi nell'ascoltare la terra, gli uomini, di questa nostra grande langa, che è la terra dei nostri avi, che ci ha dato insegnamento, forza e maestria nel percorrere grandi la grande forza che è la nostra alma, l'alma che si espande in ecco tu che sei, ecco, voglio chiederti due domande ancora. Questo dialogo siamo qui con Marietta, meravigliosa veramente, questa è l'aria che abbiamo di Langa, veramente quel calore autunnale è unico di questa terra. Voglio chiedere sui tuoi vini, so che tu fai del Nobbiolo, dimmi, raccontami qualcosa sulle tue vigne che sono tutte intorno. Certamente. A questa proprietà. Ma io faccio il dolcetto d'alba, faccio il Nebbiolo d'Alba, la favorita, e poi faccio un passito che si chiama Serengo, che poi è il mio modo, da lì ho ricavato il mio stile di vita, uno scrivere come le poesie, scrivere ogni tratto, ogni delusione, ogni cosa che va, perché solo una questione di sfumature, in questa lentezza dello scrivere, che a volte ci passano degli anni prima di sapere della risposta, solo così, sbagliando e risposi, sbagliando, puoi fare dei grandi risultati sicuramente. Come la maturazione, come la maturazione dei vini, la tua esperienza, dei tuoi impegni, che io sono stato invece a fare questa sospensione nel comune di Alba con una responsabilità nazionale, consigliere. Ma io sono consigliere comunale. Ci sono racconti di uomini che magari non si conoscono, ma che in quel piatto si sono incontrati. Questa è una cosa fantastica. Cos'è la natura? La natura è un saper ascoltare, un saper coglierne il frutto essenziale della vita per poter nutrirsi di qualcosa di meraviglioso, che sicuramente. Concludendo, ti inviterei a versare questo buon dolcetto, così poi lo assaggio anch'io con te, e proprio mentre riprendiamo proprio questo nettare delle tue vigne, questo nettare della natura, questo piacere di questo nostro caro Piemonte, diamo appuntamento, ti invito ad alzare almeno tu il bicchiere davvero verso queste tue terre, diamo appuntamento alle prossime rubriche di Girovagando. Diciamo che oggi è un girovagando particolare, un girovagando che io concludo, grazie Mario, concludo proprio con una panoramica ancora su queste terre meravigliose, dove veramente
veramente si respira davvero il profumo, il sapere semplice, il sapere nostrano di quello che vuole essere un po' la nostra filosofia di vita, l'attenzione a crescere man mano nelle cose e con la visione di questo pozzo antico, di questo piccolo così secchiello che si muove con l'onda, col movimento del vento, di questa collina che c'è oltre questo secchio, veramente questo infinito di colline, bellissimo, con questo belvedere, questa lavanda ormai matura che si staglia su queste vigne infinite della Langa. Io spero che sia un girovagando che vi ha dato il sapore di qualcosa di particolare, un sapore come il bocciolo di questa rosa che vi dice: quest'anno sono fiorita, ma sono pronta certamente a fiorire in una nuova primavera. Girovagando, grazie a tutti, prossimamente. Questi colori d'autunno sono meravigliosi in questa terra UNESCO, nella nostra terra UNESCO, in questa Alba, in questa Langa, in questo Roero, in questo Monferrato, in tante terre che visitiamo. E vi dico, come sempre, con lo sguardo al cielo, alla prossima settimana, girovagando. Grazie, grazie, grazie che ci seguite. Seguiteci con le nostre rubriche anche sul blog www.terreparole.wordpress.com, le varie nostre rubriche. E veramente, a presto, presto, prossima settimana. Questi colori, questo vento di Langa mi fa dire che oggi è stato veramente un giro vagando speciale per voi. Grazie, 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 grazie. Ciao.